Buon pomeriggio, benvenuti a questa nuova puntata di Lettura Dantis. Spero abbiate avuto una serena Pasqua. Leggiamo oggi il canto quarto del Purgatorio, che è la continuazione al terzo, che era rimasto un po' in sospeso perché Dante era stato, non so se vi ricordate, alla fine dell'episodio precedente, abbagliato dagli occhi di Beatrice, per cui non aveva potuto esprimere i dubbi che aveva e che invece si risolveranno oggi. Allora, leggiamo come al solito tutto il canto, poi lo spieghiamo, a un certo punto faremo una pausa durante la quale vi prego di inviarmi se ne avete i vostri dubbi alla chat. Intra due cibi, distanti e moventi, d'un modo, pria si moria di fame, che liberomo l'un recasse ai denti. Sì, si starebbe un anno tra due brame, di fieri lupi, ugualmente temendo. Sì, si starebbe un cane, intra due dame. Perché si mi tacea, me non riprendo, dagli miei dubbi, d'un modo sospinto, poiché era necessario, né commendo. Io mi tacea, ma il mio disir dipinto m'era nel viso e il dimandar con ello più caldo assai che per parlar distinto. Fessi Beatrice qual fe Daniello Nabucodonosor levando d'ira che l'avea fatto ingiustamente fello e disse: Io veggio ben come ti tira uno e altro disio, sì che tua cura se stessa lega, sì che fuor non spira. Tu argomenti. Se il buon voler dura, la violenza altrui per qual ragione di meritarmi scema la misura? Ancor di dubitarti da cagione, parer tornarsi l'anima alle stelle, secondo la sentenza di Platone. Queste sono le questioni che nel tuo velle contano ugualmente, e però pria tratterò quella che più ha di felle. Di Serafin colui che più s'india, Moisè Samuele, quel Giovanni che prender vuol, io dico non Maria, non hanno in altro cielo i loro scanni che questi spirti che mo t'appariro, ne hanno all'esser lor più o meno anni. Ma tutti fanno bello il primo giro e differentemente han dolce vita per sentir più e me l'eterno spiro. Qui si mostraro non perché sortita sia questa spera lor, ma per far segno della celestial che a men salita. Così parlar conviense al vostro ingegno, però che solo da sensato apprende ciò che fa poscia d'intelletto degno. Per questo la scrittura condescende a vostra facultate, piedi e mano attribuisce a Dio e altro intende. E Santa Chiesa con aspetto umano Gabriele Michel vi rappresenta e l'altro che Tobia rifece sano. Quel che Timeo dell'anime argomenta non è simile a ciò che qui si vede, però che, come dice, par che senta. Dice che l'alma alla sua stella riede, credendo quella quindi esser decisa quando natura per forma la diede. E forse sua sentenza è d'altra guisa che la voce non suona, ed esser puote con intenzion da non esser derisa. Se l'intende tornare a queste ruote l'onor dell'influenza e il biasmo, forse in alcun vero suo arco percuote. Questo principio malinteso torse già tutto il mondo quasi, sicché Giove, Mercurio e Marte a nominar trascorse. L'altra dubitazione che ti commuove, a men velen, però che sua malizia non ti poria menar da me altrove. Parere ingiusta la nostra giustizia negli occhi di mortali è argomento di fede e non d'eretica nequizia. Ma perché pote vostro accorgimento ben penetrare a questa veritate, come disiri ti farò contento. Se violenza è quando quel che pate niente conferisce a quel che sforza, non fuor quest'aglie per essa scusate, che volontà se non vuol non s'ammorza, ma fa come natura face in fuoco se mille volte violenza il torza. Perché se ella si piega assai o poco, segue la forza
E così queste fero, possendo rifuggir nel santo loco. Se fosse stato lor voler intero, come tenne Lorenzo in sulla grada e fece Muzio allo suo amman severo, così l'avria ripinte per la strada onde eran tratte, come foro sciolte, ma così salda voglia è troppo rada. E per queste parole, se ricolte l'hai come dei, è l'argomento casso, che t'avria fatto noia, ancor più volte. Ma ortis attraverso un altro passo, dinanzi agli occhi, tal che per te stesso non usciresti, pria saresti lasso. Io t'ho per certo nella mente messo, calma beata non poria mentire, però che è sempre al primo vero appresso. E poi potesti da Piccardo udire che l'affezion del vel costanza tenne, sicché ella parqui meco contraddire. Molte fiate già frate addivenne che per fuggir periglio contragrato si fe di quel che far non si convenne, come Almeone che di ciò pregato dal padre suo la propria madre spense, per non perder pietà si fe spietato. A questo punto voglio che tu pense che la forza al voler si mischia e fanno sì che scusar non si possono l'offense. Voglia assoluta non consente al danno, ma consentevi intanto in quanto teme se si ritrae cadere in più affanno. Però quando Piccarda quello spreme della voglia assoluta intende e io dell'altra, sì che ver diciamo insieme. Cotal fu l'ondeggiar del santo rio che uscì del fonte onde ogni verde riva, tal pose in pace uno e altro disio. O amanza del primo amante, o diva, dissi io appresso, il cui parlarmi in onda è calda sì che più e più m'avviva. Non è l'affezion mia tanto profonda che basti a render voi grazia per grazia. Ma quei che vede puote a ciò risponda. Io vedo ben che già mai non si sazia nostro intelletto se il ver non lo illustra di fuor dal quale sul vero si spazia. Posasi in esso come fer illustra tosto che giunto là e giugner puollo, se non ciascun disio sarebbe frustra. Nasce per quello a guisa di rampollo a piè del vero il dubbio. Ed è natura che al sommo pinge noi di collo in collo. Questo mi invita, questo mi assicura con reverenza, donna, a dimandarvi d'un'altra verità che m'è oscura. Io vo saper se non posso disfarvi ai voti manchi, sì con altri beni che alla vostra statera non si farvi. Così divini che vintam tutte di ellerei e quasi mi perei con gli occhi. Allora, qui vedo un cartellino che mi dice che il mio collegamento è instabile. Non so se siete riusciti a dire tutto. Va bene, adesso mentre scrivo, per favore, se c'è qualche momento in cui perdete qualcosa, ditemelo, così ripeto, eh? Allora, vi ricordate che nell'audio che abbiamo letto 2 settimane fa, Dante ha parlato con l'anima di Piccarda, cioè era salito sulla Luna, diciamo, il pianeta che domina nel primo cielo. E lì dentro aveva visto alcune anime, tra cui una che aveva mostrato più interesse nel parlare con Dante. Si trattava appunto di Piccarda Donati, la sorella di Corso e dell'amico forese di Dante, sul cui destino eterno appunto lui aveva domandato in purgatorio a Forese, e gli era stato risposto che Piccarda godeva già nell'Alto Olimpo del premio al suo merito. Dante invece la trova nel cielo della Luna, quindi nell'astro più vicino alla Terra, quindi più basso, più lontano da Dio nel viaggio che sta facendo lui dalla Terra all'Empireo.
E Picarda aveva raccontato che sia lei che Costanza d'Altavilla, che rifulge nella stessa sfera sua, erano state rapite dal convento al quale avevano destinato i propri voti, rapiti per violenza, che perciò erano rilegate nel cielo più basso. Quindi Dante, a proposito della storia di Piccarda e anche della posizione nella quale la vede e vede tutte le anime che ha potuto finora vedere in questo breve tragitto in paradiso, viene assalito da due dubbi che non ha potuto esprimere, come dicevamo, immediatamente perché era stato abbagliato dalla luce divina di Beatrice. Ma adesso, all'inizio di questo canto, veniamo a sapere che il suo intralcio non si deve soltanto a questo, insomma, a questa impotenza di fronte alla luce divina, ma anche al fatto che ha due dubbi che lo stimolano con, diciamo, uguale intensità. E quindi Dante si prodiga in immagini nei primi 9 versi per indicare questo suo stato d'animo, tirato ugualmente da due dubbi, ma mentre lo fa sta scomodando anche, come ora vedremo, un argomento classico che riguarda il libero arbitrio, la libertà dell'essere umano, che non a caso sarà tema centrale di una delle spiegazioni di Beatrice nella seconda parte del canto. Allora inizia: intra due cibi distanti e moventi d'un modo, pria si morria di fame che liberommo l'un recasse ai denti. Cioè, un uomo libero che sia in posizione equidistante da due cibi e che si muovono nello stesso modo, prima di poter portare alla bocca uno dei due cibi, morirebbe di fame. E ora vedremo che, diciamo, questo argomento che ora vedremo che Dante illustra attraverso altri due esempi, sta in qualche modo mettendo sullo stesso piano l'essere umano all'animale, perché infatti al verso quarto dice: sì, si starebbe un agno intra due brame di fieri lupi, ugualmente temendo, sì, si starebbe un cane intra due dame, cioè nello stesso modo, come un uomo libero tra due cibi che lo stimolano ugualmente, starebbe, diciamo, senza sapere, che fare, da quale parte andare, un agnello tra due lupi feroci che, insomma, sono affamati di lui, quindi tra due pericoli ugualmente, pungenti, temendo ugualmente entrambi, quindi non saprebbe, insomma, l'agnello da quale parte scappare. E così aggiunge un terzo esempio al verso sesto: si starebbe un cane tra due daini, cioè tra due, questa specie di cervi, insomma, che sono anche un pericolo per il cane. Quindi, in qualche modo ho un cibo per il cane, qui non si chiarisce. Dante sta mettendo allo stesso livello, diciamo, la fame di due cose, in rapporto con l'uomo libero che sarebbe lui, e la fame qui chiaramente è metaforica perché è fame di sapere qualcosa, ma sono due le cose che lui vorrebbe sapere, e la paura di fronte a due pericoli. Non è casuale che lui stia facendo questo paragone perché infatti Beatrice saprà decidere da quale dei dubbi cominciare proprio stabilendo una gerarchia di rischi per Dante tra le due domande che lui si sta ponendo mentalmente e che per ora non esprime. Ma dicevo, questo è un tema classico, diciamo, che ha origine platonica e poi riprende Aristotele, anche Averroe e San Tommaso,
che oggi si conosce come l'asino di Buridano, che è appunto diciamo, un esempio che cerca, a seconda che esso sia ammesso o meno, cerca di stabilire l'autonomia che ha la libertà umana rispetto delle forze o degli stimoli esterni. Dante qua si dice non in grado di scegliere tra i due dubbi, come neanche gli animali potrebbero scegliere. Poi vedremo che invece Beatrice, che è non solo la donna chiaramente amata da Dante, ma è anche il simbolo della teologia, come superamento di questa filosofia classica che qui viene allusa attraverso l'esempio, riesce invece a mettere un ordine tra i due dubbi, che è un ordine teologico, perché è un ordine che riguarda appunto il maggior veleno, come dice lei stessa, che uno dei dubbi ha per il dogma cristiano rispetto all'altro. Quindi Dante ha appena detto che si trovava davanti a due dubbi come un uomo tra due cibi e quindi al verso settimo, perché simitacea, me non riprendo dai miei dubbi d'un modo sospinto, poiché era necessario, né commento, per cui se io tacevo, cioè non potevo esprimere un dubbio dopo l'altro, visto che tutti e due mi premevano ugualmente, non rimprovero me stesso, visto che ero sospinto in un solo modo dai due dubbi, né, diciamo, commendo, cioè né critico me stesso, poiché era necessario. Cioè, questo è importante perché la necessità di solito nel poema dantesco si oppone alla libertà. Vi ricordate che non a caso il canto centrale di tutto il poema, il numero 50, che è il sedicesimo del Purgatorio, occupato da questo, diciamo, discorso dottrinale di Marco Lombardo sul libero arbitrio, esso oppone appunto quando Dante domanda il male del mondo, è da attribuire al movimento dei cieli oppure quaggiù nel mondo? E allora Marco nella sua spiegazione a un certo punto oppone, dice se il movimento dei cieli inducesse per necessità voi a fare delle cose, cadrebbe la responsabilità morale, vero? Quindi Dante qui sta dicendo io necessariamente tacevo. Adesso vedremo che Beatrice invece è in grado di offrire a Dante la soluzione di questo suo conflitto interno. Allora, al verso decimo, io mi tacea, ma il mio disir dipinto m'era nel viso e il dimandar con ello più caldo assai che per parlar distinto. Allora, Dante dice, io tacevo, ma il mio desiderio mi era dipinto nel viso, sulla faccia, e anche la volontà di domandare la domanda stessa con ello, cioè con il desiderio, più caldo, molto più caldo che se fosse stato espresso a parole. E questo aggettivo caldo è molto interessante, poi vedremo che verrà ripreso attraverso il verbo scaldar, perché il caldo di solito è associato all'amore, alla carità. Quindi Dante sta già, diciamo, attribuendo alla sua voglia di sapere un aspetto erotico, di desiderio e di tensione verso la verità che chiaramente non coinvolge solo la sfera intellettuale, ma anche quella affettiva. E allora Beatrice chiaramente legge in Dante questa sua volontà di sapere e anche i due dubbi che lo stanno travagliando. Al verso 13, fessi Beatrice qual fe Daniello, Nabucodonosor levando d'ira che l'aveva fatto ingiustamente fello. Allora Beatrice
indovinando quello che io volevo sapere, si comportò come il profeta Daniele che placò l'ira di Nabucodonosor, che era ingiustamente diventato spietato contro i maghi caldei che non riuscivano a interpretare il suo sogno. Vi ricordate? C'è un cenno a questo episodio biblico nel 14° dell'Inferno. Quello che Dante ci sta dicendo, vi ricordate, questo episodio? Nabucodonosor soffre per un sogno che non riesce a interpretare, interroga i sapienti che, non essendo in grado di interpretarlo, lui li ammazza. Se non che a Daniele viene anche in sogno l'interpretazione di questo, senza bisogno che Nabucodonosor gli raccontasse il sogno, lui lo interpreta. Quindi Dante sta mettendo Beatrice sullo stesso piano di Daniele, perché Beatrice, senza che lui proferisca a parole i suoi dubbi, riesce comunque a interpretarli. E allora al verso 16 Beatrice e disse: Io vedo ben come ti tira uno e altro disio, sì che tua cura se stessa lega, sì che forno spira. Cioè io vedo bene, dice Beatrice, come il desiderio di sapere una cosa e un'altra ti tirano in un modo tale che la tua stessa cura, la tua volontà di sapere, lega se stessa, impedendo che si esprima al di fuori. E allora Beatrice pone in parole quello che Dante non è stato in grado di fare, al verso 19. Il primo dubbio che Beatrice qui esprime, che è un dubbio di Dante, era stato un dubbio di qualcuno di voi 2 settimane fa, quando abbiamo letto il canto, e riguarda il fatto che Piccarda sostiene che sia lei che Costanza sono relegate in questo cielo più basso, quindi più distante da Dio, per non, aver mantenuto i voti. E allora qualcuno di voi si era domandato, appunto, e aveva scritto sulla chat, ma se questo era stato per la forza, insomma, altrui, per violenza di terzi. E infatti questo è il primo dubbio che ora pone Beatrice, che sta salendo Dante. Al verso 19, tu argomenti: se il buon voler dura, la violenza altrui, per qual ragione di meritarmi scema la misura? Cioè, se, come ha detto Piccarda, vi ricordate che Piccarda aveva detto che Costanza, dopo essere stata rapita, aveva mantenuto comunque il velo nel cuore. E quindi, se il buon volere dura, per quale motivo, per quale ragione la violenza subita dall'esterno scema, cioè diminuisce la misura del merito? Cioè, perché è giusto, dice Dante, che queste donne siano in un cielo inferiore se in realtà non hanno mantenuto i voti a causa della violenza subita e non praticata da loro stesse? Si capisce il primo dubbio di Dante, vero? E adesso Beatrice pone il secondo, al verso 22. Ancor di dubitarti da cagione, parer tornarsi l'anima alle stelle, secondo la sentenza di Platone. Cioè, ti è anche causa di dubbio il fatto che le anime paiono, cioè sembrano di tornare alle stelle, perché Dante effettivamente ha visto le anime dentro la luna, secondo ciò che sostiene Platone. Qui, diciamo, Dante come scrittore sta alludendo a un passo del Timeo, il solo libro di dialoghi platonici che Dante può aver conosciuto, anche se si discute se l'abbia
letto direttamente o se ne conoscesse i dibattiti attraverso traduzioni, ma sta di fatto che circolava molto una traduzione in latino nell'Italia di Dante. E che è un passo del convivio che, scusate, è un aspetto del Timeo che Dante cita anche nel convivio, secondo cui il Demiurgo, avrebbe distribuito ogni anima a ogni astro, e invece poi, gli astri, diciamo, deificati, dai poeti, come vedremo dopo, avrebbero per natura inviato le anime ai corpi generando le passioni. E la vita nel mondo, appunto, dell'anima unita al corpo, se avrebbe poi alla fine sconfitto le passioni, sarebbero ritornate nella stella da cui erano partiti per avere vita beata. Se non che in tutto questo processo le anime, diciamo, rincarnavano ogni tanto, sempre in esseri più vili, per una diversa quantità di tempo, per finalmente arrivare appunto alla beatitudine nella stella dalla quale provenivano. Quindi, Dante, diciamo, il grande dubbio che l'assale, oltre all'apparente ingiustizia della diminuzione di beatitudine delle anime che hanno subito violenza da terzi, riguarda, questa visione da parte sua delle prime anime dei salvati che ha visto, che sono dentro la luna. Perché chiaramente durante il viaggio a lui è stato detto più volte che arriverà nell'Empireo e vedrà Dio, dove dalle spiegazioni, diciamo, prime che Beatrice ha dato nel paradiso, tutti gli esseri tendono a tornare. E poi, in realtà prima, diciamo, attraversando il Purgatorio, Dante aveva ascoltato questa lunga, interessantissima spiegazione di Stazio, secondo cui l'anima razionale era un regalo diretto che Dio dava a ogni corpo che si gestava in un ventre, e quindi un regalo immediato, creato direttamente da Dio, l'anima per ogni essere vivente, e che quindi ogni anima tende naturalmente a tornare a quel Dio che la creò, senza l'intermediazione degli astri, chiaramente, come dice invece Platone. Va bene? Quindi Dante sarà sorpreso di aver trovato delle anime salvate dentro un pianeta e avrà pensato: allora avrò capito male? Timeo ha ragione, cioè Timeo è il personaggio che dà nome al trattato, no? Di Platone. E allora le due questioni che puntano ugualmente nella mente di Dante, che lo tenevano in sospensione senza poter esprimersi, sono state espresse invece da Beatrice, che al verso 25 passa a metterle in ordine e a chiarirle. Queste sono le questioni che nel tuo velle pontano ugualmente, però pria tratterò quella che più ha di felle. Allora, queste sono le due questioni che nel tuo velle, velle è il verbo volere in latino, cioè la tua volontà, detto con un latinismo forte, puntano ugualmente, cioè fanno uguale pressione, e perciò, cioè visto che puntano ugualmente, prima io, dice Beatrice, tratterò quella che ha più fiele, cioè più veleno. Quindi, se Dante non poteva decidersi ed era in qualche modo interdetto come un animale di fronte a due pericoli, lei dice: va risolto il dubbio più insidioso dei due. E adesso,
si capisce, no? Qual è il veleno dell'argomento platonico? Cioè il fatto che se l'anima razionale non è una creazione diretta di Dio, non avrebbe alcuna logica il viaggio di ritorno in Dio che tutta la commedia narra e dichiara anche da un punto di vista teoretico, vero? E allora, se invece, come dice Platone, le anime provengono dalle stelle, gli astri stanno mediando, tra Dio e l'essere umano nel modo che appunto Marco Lombardo rifiutò che stessero facendo. Cioè Marco Lombardo aveva detto: il movimento degli astri ha delle influenze in voi, ma voi avete qualcosa che dipende più in alto dalla grazia divina e che non sottostà all'influenza astrale. Questa, diciamo, libertà dell'anima rispetto delle influenze stellari sarebbe del tutto intaccato dalla teoria platonica. Perciò Beatrice dice che è pericoloso questo dubbio e lo chiarisco fin da subito. E adesso tra il verso 28 e il verso 42, Beatrice dà una spiegazione molto importante che noi abbiamo anticipato nella lezione di introduzione al paradiso e che sinteticamente si può riassumere così. Cioè, tu Dante stai vedendo le anime nei diversi pianeti non perché veramente le anime appartengano a quei pianeti, ma perché siccome tu sei umano e quindi apprendi attraverso i sensi i concetti che poi possono diventare intelligibili, non avresti capito altrimenti il diverso grado di beatitudine di cui godono le anime. Ma nella realtà del paradiso tutte le anime sono nell'empireo, solo che tu le vedi nelle diverse stelle, nei diversi astri, perché sei umano e devi scrivere un libro per gli umani. E quindi voi umani non siete in grado di percepire, di comprendere i concetti se non attraverso l'informazione che vi porgono i sensi. Questo è quello che ora leggeremo, ma io lo sto riassumendo perché ne abbiamo già parlato. Allora, al verso 28, è sempre Beatrice che parla. Di Serafin, colui che più s'india, Moisè, Samuele, quel Giovanni che prender voli, io dico non Maria. Non hanno in altro cielo i loro scanni che questi spiriti che mo t'appariro ne hanno ad esser lor più o meno anni. Ma tutti fanno bello il primo giro e differentemente hanno dolce vita per sentir più e meno l'eterno spiro. Allora, siccome Dante ha appena visto le anime più bassolocate del paradiso, quelle che lui ha visto appunto nella luna, per dare un esempio, diciamo, esauriente di questo fenomeno, comincia a parlare innanzitutto dei serafini, che sono chiaramente la gerarchia più alta degli angeli, quindi colui che più s'india dei serafini. Indiarsi è un dantismo, è una parola coniata da Dante, chiaramente sulla base del termine Dio con il prefisso in, per rendere come le anime sono in Dio, le anime dei salvati e degli angeli entrano in Dio, detto con un termine, con un neologismo. Allora, il serafino che più è dentro Dio. Moisè, Samuele, cioè i grandi personaggi dell'Antico Testamento, e quel Giovanni che prender vuoi, cioè Giovanni Evangelista o Giovanni Battista, io dico addirittura Maria, la Vergine, non hanno i loro troni in un cielo diverso dal cielo
cui appartengono questi spiriti che ti sono appena apparsi, cioè gli spiriti che tu hai visti nella luna, ne hanno il loro essere più o meno lungo, cioè tutti godono la vita eterna. Quindi sta dicendo, tu hai visto queste anime nella luna, vabbè, sappi che in realtà loro appartengono all'Empireo come appartengono all'Empireo la Vergine Maria, i Serafini, i personaggi più altolocati dell'Antico Testamento. E tutti godono in eterno della beatitudine di Dio, della vita eterna. E questo è anche in polemica con il Timeo. Non hanno più o meno durata. Ma tutti fanno bello il primo giro, cioè tutti abbelliscono di sé l'Empireo e hanno dolce vita in un modo diverso perché sentono più e meno lo Spirito Santo, l'eterno alito d'amore, lo Spiro. Cioè tutti occupano lo stesso non luogo perché l'Empireo, abbiamo detto molte volte, non si estende nello spazio, ma è puro intelletto e amore. Tutte le anime dei salvati e degli angeli sono lì, ma hanno una beatitudine diversa, godono di diversi gradi di felicità, visto che non tutti partecipano nello Spirito Santo come gli altri. È appunto questa diversità della beatitudine quella che rende la diversa posizione delle anime che si preparano affinché Dante la capisca. Bene? Vabbè, non so se lo state capendo. Io sto cercando di vedere gli altri schermi per vedere se vedo qualche faccia perplessa, ma non ne vedo perché la maggior parte di voi ha la telecamera spenta. Va bene. Allora, fidiamoci che se c'è qualche dubbio me lo mandate alla chat. Allora, siccome fino al verso 36 Beatrice sinteticamente ha detto: le anime che hai appena visto nella luna in realtà sono nell'Empireo insieme ai serafini e ai grandi personaggi, ma godono di un grado di beatitudine minore. Adesso Dante si starà domandando: e come mai le ho viste nella luna? E al verso 37 Beatrice, che legge in Dante questi pensieri, chiarisce: qui si mostrarono non perché a lui sia toccata questa sfera, cioè la luna, ma per far segno della vita celestiale che ha meno beatitudine, meno salita, cioè ti si mostrarono nella luna non perché questa sia la sfera alla quale appartengono, ma per rappresentare in un modo sensibile il tipo di vita celestiale che hanno, che è di intensità diversa. Le anime che tu hai visto nella luna godono di meno della dolce vita della beatitudine. Ma è sottinteso nelle parole di Beatrice: tu come mortale non l'avresti potuto capire se non ti fossero state mostrate più distanti da Dio. E quindi aggiunge Beatrice al verso 40: così parlar conviense al vostro ingegno, però che solo da sensato apprende ciò che fa poscia di intelletto degno. Cioè così, attraverso questa sorta di metafora spaziale, è necessario parlare al vostro ingegno, cioè alla vostra intelligenza limitata di mortali, perciò che il vostro ingegno apprende solo da ciò che è percepito dai sensi, sensato, del verso 41, quello che poi rende intellegibile, cioè rende degno di intelletto, e quindi può essere materiale di conoscenza.
immediatamente al verso 43 Beatrice si prodiga in esempi tratti dalla teologia affinché sia una verità concepibile da noi mortali in terra. Per questo la scrittura condescende a vostra facoltate e piedi e mano attribuisce a Dio e altro intende. Cioè per questo, cioè per questa necessità di adattare la verità divina, altrimenti incomprensibile, alla vostra limitata intelligenza umana, le sacre scritture condiscendono, cioè scendono fino al livello vostro e attribuiscono tratti antropomorfici a Dio come piedi e mani, ma in realtà intendono le sacre scritture attraverso questa attribuzione altro. Questo è molto interessante perché fin da ora Beatrice sta facendo una distinzione tra il livello letterale delle sacre scritture e quello che le parole intendono. È una distinzione che anche Dante fa nel Convivio tra quello che una sentenza suona, e cioè vuol dire a livello letterale, e quello che intende, e cioè quello che significa allegoricamente. Quindi Beatrice sta dicendo, per capire simbolicamente che Dio ha virtù operative, voi mortali avete bisogno che vi si dica che Dio ha piedi e mani. Ma in realtà l'intenzione, diciamo, del significato è un'altra. E continua a dare esempi al verso 46 e Santa Chiesa con aspetto umano, Gabriele Michele vi rappresenta e Raffaele, cioè l'altro che rifece sano Tobia che aveva perso la vista. Quindi anche per questo la Santa Chiesa rappresenta per voi gli angeli, qui si nominano i tre angeli che hanno un nome proprio, no? Con aspetto umano. Ma in realtà gli angeli sono puro intelletto, no? Quando arriveremo a vederli, vedremo che non hanno aspetto umano. E al verso 49 torna Beatrice alla polemica con Platone, siccome la domanda di Dante era, allora è vero che le anime tornano alle stelle, come dice Platone nel Timeo? Al verso 49 Beatrice chiarisce: quel che Timeo dell'anime argomenta, cioè Timeo qui è come il protagonista del dialogo omonimo, no? Quello che Timeo dice delle anime non è simile a ciò che qui si vede, però che, come dice, par che senta, perciò che sembra che creda letteralmente a quello che dice. Cioè che non ci sia una differenza tra suono delle parole e intenzione, come invece c'è nella Bibbia tra l'attribuzione letterale di piedi e mani a Dio e l'intenzione invece allegorica. Quindi dice, non è come tu credi, perché le anime non tornano alle stelle, a te si stanno mostrando nelle stelle, affinché tu lo capisca. Invece nel Timeo, apparentemente, cioè Beatrice si serve del verbo par, no? Al verso 51, pare che Timeo senta quello che dice e in quel caso differisce da quello che tu stai vedendo, che è la realtà del paradiso. E adesso parafrasa il Timeo al verso 52, dice che l'alma alla sua stella riede, credendo quella quindi essere decisa quando natura per forma la diede. Allora, Timeo dice che l'anima ritorna alla sua stella, riede, credendo che quella, cioè l'anima, era stata distaccata, decisa quindi, cioè dalla stella,
quando la natura la diede per forma, cioè per essenza, questa parola forma, secondo al cui mette in evidenza il tramite aristotelico della teoria platonica qua, perché alcuni studiosi discutono se Dante questo lo lesse direttamente da Platone oppure dalla polemica, diciamo, averroistica e poi scolastica su questo argomento. Allora, dice che l'anima, il Timeo, torna alla sua stella credendo che prima si era distaccata dalla stella quando la natura la diede, cioè diede l'anima, come forma di un corpo. Ora, vedete che qui natura chiaramente differisce da quello che ha spiegato Stazio, perché Stazio nel canto 25 del Purgatorio aveva spiegato da una parte la gestazione naturale dell'embrione, che riguarda, diciamo, l'unione dello sperma con il sangue nell'utero materno. Tutto questo è di generazione naturale, vero? Se non che Dio, quando si forma il cervello nel feto, Dio direttamente invia l'anima che dà forma, cioè avviva questo essere materiale che prima è come un animaletto. E quindi nella teoria vera cristiana che Dante ha imparato da Stazio, quello che dà l'anima per forma del corpo non è la natura, come dice il Timeo, ma è Dio stesso. E da questa creazione diretta dell'anima da parte di Dio dipende la sua immortalità, mentre il corpo che è generato naturalmente, per natura, è destinato a perire, l'anima razionale è destinata a unirsi eternamente con Dio, perché è appunto creata direttamente da Dio. Fin qua è chiarissimo che il discorso platonico è incompatibile con la realtà di cui Dante è eccezionalmente testimone. Invece, al verso 55, Beatrice fa una cosa molto interessante perché apre la possibilità di una, diciamo, compatibilità tra quello che dice Platone e la verità cristiana. Dice così Beatrice al verso 55, e forse sua sentenza è d'altra guisa che la voce non suona, ed esser pote con intenzione da non esser derisa. Cioè, e qui la cosa più interessante e misteriosa del canto è che Beatrice sembra di nutrire dei dubbi, mentre invece lei che vede tutto in Dio non cioè, dovrebbe sapere indubbiamente che cosa ha voluto dire Platone, no? Prima aveva detto al verso 51 che cioè pare che Timeo senta letteralmente quello che dice. E adesso dice invece, forse la sua sentenza, cioè quello che lui afferma, è di un'altra guisa, cioè di un altro modo di quello che la voce suona. E può avere un'intenzione che non è ridicola, cioè che non merita di essere derisa. Cioè, che sta dicendo Beatrice? Se diciamo, se quello che dice Platone, mette Platone in voce a Timeo, è letteralmente così, non è vero, non coincide con la verità cristiana. Ma è possibile che lui dica una cosa metaforicamente per intenderne un'altra. In qualche modo qui sta paragonando il dialogo platonico alle sacre scritture, cioè può darsi che Platone, così come la Chiesa si serve di metafore antropomorfiche per gli angeli, forse per intendere un'altra cosa, forse anche Platone scrive così. Infatti, adesso darà una spiegazione compatibile, una spiegazione del Timeo compatibile con la realtà del paradiso, che in qualche modo lui aveva già,
indirettamente, Dante, voglio dire, aveva indirettamente previsto nel convivio, quando aveva distinto, cioè aveva detto che le intelligenze, cioè i motori angelici, Platone li chiama idee, mentre i gentili li chiamano dei e dee, cioè aveva fatto lo stesso Dante del convivio una distinzione tra la mitologia dei poeti e la saggezza del filosofo Platone, anche dentro stesso, insomma, del pensiero classico. E quindi al verso 58, appunto, Beatrice dice in che modo potrebbe essere vero quello che dice Platone. Se l'intende tornare a queste ruote l'onor dell'influenza e il biasmo, forse in alcun vero suo arco percuote. Cioè, se Timeo vuol dire che a queste ruote, cioè alle stelle, tornano l'onore dell'influenza e delle influenze positive e il biasimo delle influenze negative, forse la sua freccia, il suo arco percuote in una qualche verità. Perché infatti noi stiamo vedendo nel libro, perché Dante vide nel suo viaggio le anime non distribuite a caso nelle stelle per ricevere lui, bensì ognuna nel cielo dominato dal pianeta che più influenzò la vita di queste anime. E quindi evidentemente quello che sta dicendo Beatrice è: se Timeo si riferisce alle influenze degli astri, può darsi che non sia da deridere quello che sta dicendo Platone, ma ha prima ribadito che le anime stesse tornano a Dio perché da Dio partono immediatamente, cioè senza la mediazione di nessuna deità e di nessuna stella. E adesso al verso 61, Dante fa questa distinzione che aveva fatto anche nel convivio. Questo principio, malinteso, torse già tutto il mondo quasi, sicché Giove, Mercurio e Marte a nominar trascorse. Cioè questo principio, quello secondo cui gli astri hanno un'influenza sulla vita sublunare, inteso male dai pagani, torse quasi tutto il mondo antico, cioè tranne gli ebrei, chiaramente, che aspettavano il Messia. Cosicché i gentili, appunto, il mondo errante a cui si riferisce Virgilio, delle deità false e bugiarde, si mise a deificare gli astri e quindi a mettere nomi come Giove, Mercurio e Marte a delle deità, confondendo influenze astrali con delle vere deità. Va bene? Non so se siete ancora vivi. Qui vedo che c'è qualcosa. L'Empirio non è un luogo fisico, no, No, infatti no, non lo è. perdón. Lo dije cuando usted en un momento dijo, no sé si me están entendiendo, hace un rato. Entonces quise Sì. decir, sí, yo estoy acá aunque no me vean la cara, Bene, benissimo, estoy grazie. entendiendo. Y última pregunta, esto es como una, yo no sé nada de Platón, ¿eh? Nunca he podido acercarme mucho. Esto es como una reivindicación de Platón. O sea, decir que Platón, si no es interpretado literalmente, sino, qué sé yo, metafóricamente, está más cerca de las escrituras. Y no hablo más, me silencio, pero aquí estamos. Grazie, grazie Leonor. No, no, certo, quando dovete parlare, parlate, certo. Il fatto che stiate ammutoliti è per evitare che entrino suoni dell'ambiente indesiderati, ma voi chiaramente potete accendere il microfono ogni volta che volete dire qualcosa, per carità. Sì, effettivamente, Leonor, è questa, diciamo, questa
apertura di Beatrice a una possibile interpretazione allegorica o metaforica del Timeo è infatti una possibilità che si apre per la lettura cristianizzata dei del testo platonico, come del resto, diciamo, la cultura di Dante faceva di tanti testi di Virgilio, dell'Eneide stessa, perché, diciamo, per capire questa, diciamo, questa forma mentis medievale, bisogna ricordare intanto che un'operazione analoga i cristiani dei primi secoli avevano già fatto con le sacre scritture, e cioè con la Bibbia, che è cominciata ad essere letta come preambolo in figura della realtà rivelata dopo il cristianesimo. E la, diciamo, è una, diciamo, un tipo di interpretazione che basa la propria validità sul fatto che ogni verità deriva da Dio. Per cui se un filosofo pagano, quindi che non crede nel vero Dio perché nacque prima di Cristo, ha colto delle verità morali, metafisiche, eccetera, è perché il vero Dio cristiano ha voluto illuminare parzialmente la cultura precedente la rivelazione di Cristo. Perciò è possibile appunto stabilire una continuità tra la storia antica e la storia della buona nuova. È un, diciamo, un vincolo essenziale della nostra cultura, questo. Allora, al verso 64, qui è finita la risposta di Beatrice al quesito più pericoloso, che era appunto quello, diciamo, quello secondo cui in apparenza la realtà vera del paradiso cristiano coincideva con quello che Dante aveva letto in Platone o in autori latini che riprendevano Platone. E adesso passa Beatrice a rispondere la seconda domanda, che, alla seconda domanda che vi ricordate era quella secondo cui è apparentemente ingiusto che le anime che, diciamo, non hanno mantenuto i voti per violenza altrui siano più distanti, secondo quello che Dante pensava prima della prima risposta, ora sa, godono di un grado di beatitudine minore rispetto alle altre anime, quando in realtà apparentemente, secondo quello che può capire Dante, non sarebbero responsabili di questa loro mancanza. Quindi comincia Beatrice al verso 64, l'altra dubitazione che ti commuove a men velen, però che sua malizia non ti poria menar da me altrove. Cioè l'altro dubbio che ti commuove a meno veleno e meno rischioso, perciò che la sua malizia non ti potrebbe allontanare da me come teologia. Parere ingiusta la nostra giustizia negli occhi di mortali è argomento di fede, non di eretica nequizia. Cioè, come se tra il verso 66 e il 67 ci fosse un infatti, no? Cioè, infatti, che la nostra giustizia divina appaia ingiusta agli occhi limitati dei mortali è argomento di fede e non di malvagità eretica. Perché riconoscere se per fede si accetta l'infinita bontà della giustizia divina, il fatto che a noi mortali una manifestazione di questa giustizia sembri ingiusta è causa di abbandono alla fede, di riconoscimento del limite della ragione e non di una eresia possibile come invece era la teoria platonica. Ma al verso 70, questo è interessante, leggiamo quest'ultima terzina e poi facciamo la pausa. Ma perché puote vostro accorgimento ben penetrare a questa veritate, come disiri ti farò contento. Cioè Beatrice in questo caso, a differenza di prima,
chiarisce che in questo caso, dentro l'enorme argomento imprescruttabile della giustizia divina, in questo caso particolare, l'ingegno umano, il vostro accorgimento, può penetrare bene questa verità. E quindi, siccome può, come desideri, dice Beatrice, ti appagherò anche in questo dubbio. Cioè Beatrice sta dando per scontato che non ogni argomento relativo alla giustizia divina può essere spiegato razionalmente a noi umani, ma che in questo caso sì, e che perciò darà una risposta al dubbio di Dante sull'apparente ingiustizia della diminuzione di beatitudine di queste anime che hanno subito violenza. Allora, facciamo la nostra pausa di 5 minuti e quando torniamo leggiamo la risposta a questo. Mandatemi per favore, se ne avete, le vostre domande. Grazie. Qualcuno domanda, tutti fanno bene, fanno bello, tutti fanno bello il primo giro, cioè il primo cielo che è l'Empireo. Dante fa... si riferisce sempre ai cieli come giri o sfere. Tutti fanno bello il primo giro, quindi abbelliscono di sé, adornano, decorano di sé l'Empireo. Non so se ho chiarito. Bene. Allora, se non ci sono più domande, riprendiamo la lettura dal verso 73, quando Beatrice appunto si accinge a chiarire il secondo dubbio di Dante, che vi ricordate era perché mai queste anime godono di una beatitudine minore, essendo state costrette ad abbandonare i voti e non l'hanno fatto per la propria volontà. E al verso 73 allora Beatrice: se violenza è quando quel che pate niente conferisce a quel che sforza, non fuor quest'alme per esse scusate, che volontà se non vuol non s'ammorza, ma fa come natura face in fuoco, se mille volte violenza il torza. Allora la risposta di Beatrice sarà una affermazione molto veemente della libertà, che non può piegarsi cioè a causa di nessuna forza esterna o violenza altrui. E allora comincia dicendo: se la violenza è quello che si subisce quando quello che pate, che la soffre, non condiscende, cioè non conferisce niente a quello che fa violenza, queste anime non sono scusate dalla violenza, già che la volontà, se non vuole, non diminuisce, ma fa come la natura nel fuoco, per quanta violenza lo torza verso il basso. Questo è un esempio che proviene dall'Etica a Nicomaco di Aristotele e anche da Tommaso. Abbiamo visto più volte che nella Commedia Dante paragona l'essere umano, che ha una tendenza naturale verso l'alto, al fuoco, che anch'esso, siccome appartiene in origine alla sfera di fuoco che c'è tra l'atmosfera terrestre e il cielo della luna, tende sempre ad andare verso l'alto nonostante il vento o qualcosa lo voglia forzare ad andare verso il basso. Quindi sta dicendo: la libera volontà umana, anche quando subisce forza da altri, da forze esterne, potrebbe, diciamo, sussistere nella sua volontà. Allora ha detto: la violenza subita in un modo totale, senza alcuna collaborazione passiva da parte di chi la subisce, non ha avuto luogo in questo caso, non è una scusa per queste anime.
Perché al verso 79, se la si piega assai o poco, segue la forza, e così queste fero, possendo rifuggir nel santo loco, perché sella, cioè la volontà, si piega molto o poco, sta assecondando la forza imposta dall'esterno, sta cedendo. E queste anime che tu hai visto, Piccarda, Costanza nel cielo della luna, queste anime fecero così, potendo tornare, fuggire al convento nel santo loco. E al verso 81, se fosse stato lor volere intero, come tenne Lorenzo in sulla grada e fece Muzio alla sua man severo, così l'avria ripinte per la strada onde eran tratte, come furono sciolte, ma così salda voglia è troppo rada. Allora, se la loro volontà fosse stata integra, la volontà di Piccarda e di Costanza, come la volontà che mantenne San Lorenzo sulla graticola, vi ricordate? Dalle persecuzioni di Valeriano, che secondo la leggenda, mentre lo bruciavano, scherzava con i suoi torturatori. Allora, se Piccarda e Costanza avessero avuto la volontà ferma, integra di Lorenzo, quella dei martiri, appunto, o quella volontà che fece sì che Muzio fosse severo con la propria mano, questo esempio di Muscio, che appare pure in un canto del paradiso, nel convivio, nella monarchia, è interessante perché è un esempio stoico, diciamo, pagano, quello di Muscio Scevola, secondo la cui leggenda era un eroe romano che aveva cercato di ammazzare Porsenna, il re degli Etruschi. Ed essendo fallito nel suo tentativo, si era tagliato la mano davanti appunto a Porsenna, che, commosso da questa integrità, ammirato, lo liberò. Perché dico che è interessante che Dante, in qualche modo, dandoci un esempio cristianissimo come quello di San Lorenzo, ma anche uno pagano, di un eroe romano, sta dimostrando in qualche modo che questa volontà libera non è prerogativa dei cristiani, è un seme di libertà morale che c'è nell'essere umano da sempre. Dico che è interessante perché, appunto, siccome è stato appena tematizzato nel canto il fatto che anche Platone può aver avuto ragione, cioè può aver azzeccato una verità compatibile con quella cristiana, è come se attraverso questo esempio Dante stesse completando l'immagine virtuosa del mondo pagano, che era in grado anche di sopportare il martirio nonostante non avesse fede cristiana. E quindi sta dicendo che se il volere di Piccarda e di Costanza fosse stato integro come il volere di Lorenzo e di Muzio, questa volontà integra le avrebbe rispinte nella strada del convento dalla quale erano state tratte non appena furono sciolte. Cioè, si dà per scontato che sarebbe stato, diciamo, affermare la propria volontà a rischio di vita, perché probabilmente le avrebbero ammazzate, ma se avessero fatto così, probabilmente avrebbero un grado di beatitudine più alto, per cui Dante nel suo viaggio le avrebbe viste nel cielo di Saturno e quindi, diciamo, in un cielo molto vicino a Dio, segno visibile della maggior beatitudine. E Alejandra domanda se le loro volontà sono state tiepide.
Io direi, diciamo, la tiepidezza un po' troppo, poverine. Difatti sono salve, eh? Se fossero state proprio tiepide, è possibile che Dante le avrebbe trovato nel girone della Cidia, nel Purgatorio ancora. Perciò è interessante come Beatrice immediatamente aggiunge, ma così salda volontà. Voglia è troppo rada, cioè una volontà così salda, così integra, senza proprio una frana, è chiaramente molto rara, non si dà abitualmente. Quindi è ovvio che queste anime, come la stessa Picard ha detto, sono completamente appagate nel loro desiderio. Non soffrono per essere meno vicine, come aveva domandato Dante. Voi vorreste essere più amiche? Più vicini a Dio? E lei aveva detto: no, noi abbiamo esattamente quello che vogliamo. Però chiaramente sono un ricipiente di beatitudine minore, del tutto colmato, del tutto appagato, ma comunque minore rispetto a recipienti altissimi come quelli che ha nominato Dante prima, la Vergine Maria, per esempio. Lucia, un chiaro esempio di questo? Beh, tutti i santi direi, no? I santi appunto non hanno fatto il purgatorio proprio perché sono stati perfetti in vita. E al verso 88 Beatrice chiude questo secondo dubbio di Dante. Per queste parole, se ricolte l'hai come dei, è l'argomento casso che ti avria fatto noi ancora più volte, cioè è attraverso queste parole, se tu le hai ascoltate come devi, è caduto l'argomento che ti avrebbe creato perplessità molte volte, circa appunto la partecipazione per omissione passiva alla violenza altrui. No? Cioè è un argomento come quello, insomma, che si oppone all'obbedienza debida che noi diciamo conosciamo per la nostra recente storia, e cioè ricevere un ordine secondo la concezione eroica che Dante ha della libertà umana non è giustificazione di averle eseguite, perché secondo Dante in ognuno di noi c'è la capacità naturale di distinguere il bene dal male e la libertà totale di almeno non seguire il male, se non si può fare il bene perché circostanzialmente ci è negata questa possibilità. Quindi il martirio è appunto la possibilità di confermare la libertà totale della volontà umana. Ma Dante adesso ha un nuovo dubbio, il terzo del canto. Al verso 91 Beatrice lo intuisce e lo esprime, ma Ortis attraversa un altro passo dinanzi agli occhi, tal che per te stesso non usciresti, pria saresti lasso. Cioè ora davanti agli occhi ti si attraversa un altro ostacolo, tale che non potresti uscire con le tue stesse forze. Prima ti stancheresti, diverresti debole. E il dubbio di Dante è questo, al verso 94. Io t'ho per certo nella mente messo, calma beata non poria mentire, però che sempre al primo vero appresso. Cioè io ti avevo detto che le anime dei salvati li puoi, vi ricordate che Beatrice aveva detto, puoi crederci come a dei, perché non si allontanano dalla verità di Dio. Ma poi, al verso 97, e poi potesti da Piccardo udire che l'affezion del vel costanza tenne, sicché la par qui meco contraddire. Cioè poi hai sentito che Piccarda ti ha raccontato che Costanza mantenne l'affezione del velo nel suo cuore e quindi che mantenne la sua volontà di essere in convento. Così che sembra che Piccarda ti abbia detto una cosa che contraddice quella che ti sto dicendo io, perché quello che Beatrice ha appena detto è che sia Piccarda che Costanza
hanno in qualche modo acconsentito alla violenza altrui perché non hanno cercato di fuggire dal convento. E allora adesso Beatrice cercherà di spiegare il perché di questa apparente contraddizione. Molte fiate già frate advenne che per fuggir periglio contragrato si fe di quel che far non si convenne. Cioè, fratello, è già capitato molte volte che per scampare un pericolo, con dispiacere qualcuno facesse qualcosa che non si doveva fare, cioè per evitare un pericolo maggiore. E adesso da un esempio sempre tratto dal patrimonio pagano. Come Almeone, che di ciò pregato dal padre suo, la propria madre spense, per non perder pietà, si fe spietato. Allora, il mito di Almeone, che Dante leggeva nelle solite metamorfosi di Ovidio, era comunque già stato accostato a quello di Muzio e di San Lorenzo dagli scolastici, da San Tommaso, perché era un mito, non so se vi ricordate, noi abbiamo visto Anfiarao, che è il padre di Alcmeone, tra gli indovini, nell'ottavo cerchio dell'inferno, appare nel canto ventesimo, e la sua leggenda poi è stata ricordata nella cornice dei superbi del Purgatorio, nel canto dodicesimo, quando Dante cammina calpestando delle immagini sul pavimento che rappresentano storie di superbia punita. Perché in quel caso, diciamo, l'esempio di superbia è Erifile, moglie di Anfiarao, madre di Almeone, che desiderando molto una collana che apparteneva in realtà alla dea Armonia, aveva tradito il marito. Anfiarao, essendo indovino, aveva visto che se fosse andato nella guerra di Tebe sarebbe morto, e quindi era scappato, si era nascosto per non andarci, se non che la moglie, diciamo, lo vende per questa collana, e quindi il povero Alcmeone, il figlio, siccome il padre gli chiede di vendicarlo, ammazza la madre. Quindi è un esempio paradossale che appunto rende molto bene questo verso 105: per non perdere pietà si fe spietato, cioè per non mancare alla pietà filiale diventò spietato nei confronti della madre. Era un esempio appunto che si dava per distinguere la volontà assoluta dalla volontà relativa, cioè assolutamente Alcmeone non avrebbe mai ammazzato la madre, ma visto che era il male minore per non perdere la pietà nei confronti del padre tradito, lo fa malvolentieri. E quindi al verso 106 Beatrice fa appunto questa distinzione. A questo punto voglio che tu pensi che la forza al voler si mischia e fanno sì che scusar non si possono l'offense. Cioè, a questo punto voglio che tu consideri che la volontà è mescolata con la forza altrui e fanno sì, entrambi insieme, che le offense non si possano scusare, perché queste anime di cui stiamo parlando, che sono sempre le anime del cielo e della luna, Piccardo e Costanza, hanno in qualche modo collaborato con la propria volontà sulla forza altrui. E adesso arriva appunto questa distinzione filosofica della volontà assoluta e secondo scui, cioè relativa, al verso 109. Voglia assoluta non consente al danno,
Ma consentevi, intanto in quanto teme se si ritrae, cadere in più affanno. Cioè la voglia assoluta non permetterebbe il danno della violenza altrui, ma consente al danno la volontà relativa perché teme, se non lo fa, di soffrire ancora di più. Quindi, per, diciamo, applicare questa distinzione al caso di Costanza, che da quello che ci ha detto Piccarda mantenne sempre il velo nel cuore, la sua volontà assoluta fu sempre quella di tornare in convento, ma una sua volontà relativa, condizionata dal timore della morte, la fece consentire la violenza, non spingendola a fuggire e tornare nel convento. E al verso 112, allora, conclude, Beatrice questa parte del suo discorso, però quando Piccarda quello spreme, della voglia assoluta intende, e io dell'altra, sicché ver, diciamo insieme. Perciò, quando Piccarda esprime quello, cioè che Costanze, probabilmente lei stessa, avevano il velo sempre al cuore, si riferiva alla volontà assoluta e io mi riferivo alla volontà relativa che ha consentito la violenza, così che entrambe stiamo dicendo la verità. Qualcuno voleva parlare? Mi era sembrato di sentire una voce maschile, non so se qualcuno vuole fare una qualche domanda. No. Yo, perdón, perdón, Sí, yo no sí. hablé, no fui yo la que habló, pero pregunto una cosa. Pero entonces, para la pobre Picarda, la solución hubiera sido ¿qué? Suicidarse, matarse No. antes de ceder. ¿Cuál hubiera? Porque eso no podía serlo. Allora. Intanto eviterei l'espressione la povera Piccarda, perché Piccarda sta benissimo in paradiso, va bene? Allora, e eviterei per lo stesso motivo la parola soluzione, perché non ha alcun problema Piccarda, sta benissimo, non vuole altro da quello che ha, va bene? Ora, per riformulare in termini compatibili con la verità dantesca, affinché Piccarda godesse di un più alto grado di beatitudine e quindi Dante nel suo viaggio la vedesse in un pianeta più alto, probabilmente in Saturno, che è il pianeta più vicino all'Empireo, dove sono le anime contemplative, avrebbe dovuto, non appena l'hanno sciolta dalle catene con le quali probabilmente l'hanno trascinata o i legami, i lacci, ciò che è, avrebbe dovuto cercare di scappare, rischiando di essere ammazzata. Questo è quello che avrebbe dimostrato una volontà integra analoga a quella di San Lorenzo. Però la stessa Beatrice, con un atteggiamento direi italiano, assume immediatamente che questa integrità è molto poco frequente. E quindi ci ricorda che non è povera Piccarda, che non sta soffrendo, che non si lamenta di nulla, che sa di essere in una situazione di minore godimento rispetto ad altre anime, ma nella sua adeguazione della propria volontà, quella divina, come lei stessa ha detto, c'è la propria pace, sapendo che ha esattamente ciò che merita, che coincide con ciò che desidera. Va bene? Bene, allora al verso 114 sono finite le parole di Beatrice e qui vediamo in questa parte bellissima come reagisce Dante di fronte a tanta verità che ormai gli è palese. Verso 115.
Cotal fu l'ondeggiar del santo rio, cuscì del fonte ond' ogni verde riva, tal puose in pace uno e altro disio. Cioè, fu cotale, cioè fu così intenso l'ondeggiare del fiume santo che uscì dalla verità divina, cioè dalla fonte da cui deriva ogni vero, cotanto fu generosa questa risposta nella metafora, questo fiume, così tanto mise in pace il primo e il secondo desiderio, le due domande che aveva Dante all'inizio. E vedete come adesso al verso 118, da come Dante risponde a Beatrice e ringrazia dei chiarimenti che gli ha offerto, si vede di nuovo questo parallelismo così presente in Paradiso tra conoscenza ed eros, che avevamo nominato molto velocemente a proposito della parola caldo, no? Il caldo del dubbio. Verso 118. O amanza del primo amante, o diva, dissi appresso, il cui parlar m'inonda e scalda sì, che più e più m'avviva, non è l'affezion mia tanto profonda che basti a render voi grazia per grazia, ma quei che vede puote a ciò risponda. Allora, la chiama, diciamo, intanto questo primo vocativo diciamo, ricorda molto da vicino la lirica erotica provenzale. O amanza del primo amante, cioè amata di Dio, del primo amante, o diva, le cui parole mi inondano e mi scaldano così, cioè come se fosse un'acqua calda, che mi avviva più e più, cioè mi rende più vivo, perché il sapere rende più vivi. Questo è il vocativo. La mia affezione, cioè la mia passione di riconoscenza, non è tanto profonda quanto basti a restituire voi grazia per grazia. Cioè io come umano non riesco a esprimere un affetto così profondo come quello che la tua spiegazione, che deriva dalla verità divina, meriterebbe. Perciò al verso 123 dice Dante: quello che vede puote, cioè Dio, risponda a ciò, cioè risponda a Dio stesso con la gratitudine che merita questa grazia che lui stesso ha elargito attraverso le parole di Beatrice. E Dante ora dice una cosa meravigliosa al verso 124, dopo aver ringraziato indirettamente, dicendo che non basta la sua riconoscenza per ringraziare quanto si addice a questa generosità, aggiunge: io veggio ben che giammai non si sazia nostro intelletto se il ver non lo illustra di for dal quale nessun vero si spazia. Allora, io vedo bene, dice Dante, che il nostro intelletto, cioè il nostro desiderio di conoscere, non si sazia giammai se non lo illustra, se non lo illumina il vero, cioè la verità, al di fuori dal quale nessuna verità ha luogo. Cioè Dante qui, lui aveva prima due dubbi. Beatrice li chiarisce. A proposito di una delle risposte, gli emerge un terzo dubbio, cui ha risposto pure Beatrice. Adesso ne ha un quarto, e perciò comincia dicendo: vedo bene che il nostro intelletto non è destinato ad essere appagato se non dalla contemplazione di Dio, cioè quel vero che contiene in su e in sé tutte le verità. Posasi in esso come fer in lustra, tosto che giunto là, e giugner puollo, se non ciascun disio sarebbe frustra. Allora si riposa in esso, cioè l'intelletto si riposa in quel vero col maiuscolo che è Dio, come una fiera, una bestia nella sua tana, cioè nella grotta
dopo essere stata chiaramente in giro, probabilmente a caccia, tosto che giunto là, cioè non appena si contempla la verità di Dio, l'intelletto umano riposa finalmente come una bestia che arriva alla sua tana e immediatamente riposa. Però l'immagine della grotta, della lustra è stupenda perché in qualche modo già anticipa che Dante, che è umano, come un animale, dovrà uscire di nuovo dalla tana perché avrà fame di nuovo. Ma poi aggiunge al verso 128: e giugner puollo, se non ciascun disio sarebbe frustra, cioè, e si può giungerlo, cioè si può raggiungere questo vero al di là dal quale non c'è nessuna verità. Si può raggiungere, altrimenti ogni desiderio sarebbe invano. Frustra è un tecnicismo scolastico che appunto vuol dire vano. Cioè, questo è, insomma, forse uno dei pensieri che più discosta Dante dalla concezione laica della conoscenza che abbiamo oggi, no? In cui siamo convinti che la maggior parte delle cose che desideriamo di sapere non le sapremo mai. Invece Dante aveva la certezza, come esprime qua, che questa nuova volontà di sapere più cose, che non riposa se non quando si unisce a Dio, è destinata ad essere soddisfatta. Cioè, si può raggiungere questa verità bramata, altrimenti ogni desiderio di conoscere sarebbe inutile. È sottinteso un implicito di fede secondo cui la volontà di sapere è un istinto analogo alla volontà di tornare a Dio che è per natura messo in ogni essere. E siccome è un desiderio che Dio dà a ogni umano affinché torni a Lui per la propria volontà, se non fosse destinato a raggiungerlo, vorrebbe dire che Dio crea delle cose inutili, crea un desiderio destinato ad essere insoddisfatto. Si capisce il pensiero di Dante? Cioè Dante dice: io mi rendo conto che vorrò sempre sapere di più, finché non vedrò Dio, e lì sarò del tutto appagato. Ma anche adesso, quando ho ancora tanto che desidero e non so, sono comunque convinto che potrò raggiungere quella verità che bramo. Perché altrimenti il mio desiderio di sapere mi sarebbe stato messo da Dio dentro l'animo come una futura inutilità, come una frustrazione. E chiaramente l'infinita bontà di Dio non fa cose a casaccio destinate a fallire. Bene? Allora, adesso al verso 130 è bellissimo perché Dante, per rendere l'idea della fecondità, della voglia di conoscere, si serve appunto di un'immagine, anzi di due immagini naturali. Verso 130. Nasce per quello a guisa di rampollo al piede del vero il dubbio, ed è natura che al sommo pinge noi di collo in collo. Cioè, per quello, cioè per quello che ho appena detto, no? Che si può giungere quella verità, nasce come un rampollo, come un germoglio piccolo. Al piede della verità il dubbio, come se la verità fosse un albero che è già cresciuto, si è già realizzato, ma dalla stessa verità, che qui fuori metafora sono le verità che Beatrice gli ha appena chiarito,
nasce un nuovo seme che cade accanto all'albero e cresce come un nuovo dubbio. Ed è natura che spinge verso il sommo, verso la cima, noi di colle in colle, di altezza in altezza. Non a caso questa parola ricorda il colle illuminato dal sole che Dante vide quando uscì dalla selva oscura e che naturalmente lo fece desiderare l'altezza, se non che il peccato l'ha piegato verso il basso, vero? E allora Dante ha appena detto, appunto, so che la mia voglia di sapere si appagherà solo nella contemplazione di Dio e so che la mia voglia di sapere è destinata ad essere soddisfatta, ma ogni verità, finché non si arriva lì, fa nascere un altro dubbio. E allora al verso 133 parla sempre lui, diciamo, personaggio: questo mi invita, questo m'assicura con reverenza, donna, a dimandarvi di un'altra verità che mi è oscura. Cioè questa consapevolezza che è naturale in noi umani voler sapere sempre di più mi dà sicurezza di domandare con reverenza su un'altra verità che ora non riesco a scorgere. E qui al verso 136 Dante esprime questo quarto dubbio, la cui risposta però vedremo solo nel canto quinto. Io vo' saper se l'uomo può soddisfarvi ai voti manchi, sì con altri beni che alla vostra statera non si imparvi. Cioè io voglio sapere se l'uomo può soddisfare ai voti mancati con altri beni, facendo altre opere buone, in modo tale che per la vostra bilancia, cioè per la giustizia divina, non siano beni scarsi. Cioè Dante ha già capito in che cosa è consistito mancare ai voti e quello che domanda è: una volta che si è mancati ai voti, c'è un altro modo di compensare questa mancanza che sia soddisfacente per la giustizia divina? Questo è il nuovo dubbio di Dante. E allora, chiusesi le parole di Dante, al verso 139 riprende il Dante scrittore: Beatrice mi guardò con gli occhi pieni di faville d'amor così divini che vinta mia virtute di ellereni e quasi mi perdei con gli occhi chini. Allora Beatrice, di fronte a questo nuovo dubbio di Dante, sente crescere dentro di sé la carità e quindi anche i suoi occhi si illuminano di più con scintille di amore così divine che, dice Dante, la mia potenza, la mia virtù sconfitta è scappata di Elereni e quasi perde conoscenza chinando gli occhi. Cioè Dante non può mantenere questo fulgore degli occhi di Beatrice, china gli occhi e quasi sviene. Vedete come proprio in questo canto, dove attraverso questa bellissima metafora dell'albero che fa nascere un nuovo dubbio, che va spingendo il desiderio di sapere da un'altezza in una maggiore, da colle in colle, non casualmente un canto in cui si tematizza questo carattere progressivo e mai totalmente appagabile finché non si è davanti alla verità ultima del desiderio, non a caso è un canto che si è aperto dopo il suspenso della sospensione dei dubbi di Dante che provenivano dal canto precedente e si chiude con un nuovo dubbio che mantiene in sospensione la nostra volontà di sapere fino al canto successivo. Così anche noi, accompagnando Dante in questo viaggio che è anche di progressione di intelletto, lo accompagniamo nell'attenzione sempre crescente di conoscere le verità che man mano che Beatrice aiuta Dante, sapremo anche noi con lui. Lo rileggiamo questo canto difficile? Ah, ecco, prima di rileggerlo, così ce ne andiamo con la musica di Dante nell'udito,
Vi volevo invitare, se qualcuno di voi è interessato, domani venerdì alle 19 si farà una presentazione della mia traduzione della commedia all'Istituto del Professorato Joaquín B. González, che è aperto anche a voi altri che magari non siete del Joaquín. L'organizza la biblioteca e parleranno due ex alunne, giovani colleghe che molto generosamente si sono proposte per organizzarlo, quindi parleranno loro, mi faranno un'intervista e sarà aperto anche alle domande del pubblico, quindi se volete venire siete invitati. Rileggiamo il canto allora. Intra due cibi, distanti e moventi d'un modo, prima si morria di fame che liber'omo lui recasse ai denti. Sì, si starebbe un agno intra due brame di fieri lupi, ugualmente temendo. Sì, si starebbe un cane intra due dame, perché si mi tacea, me non riprendo, dalle miei dubbi d'un modo sospinto, poiché era necessario, ne commendo. Io mi tacea, ma il mio disir dipinto m'era nel viso il dimandar con ello, più caldo assai che per parlar distinto. Fessi Beatrice, qual fe Daniello, Nabucodonosor levando d'ira che l'avea fatto ingiustamente fello. E disse, io veggio ben come ti tira, uno e altro disio, sì che tua cura, se stessa lega, sì for che non spira. Tu argomenti, se il buon voler dura, la violenza altrui per qual ragione di meritarmi scema la misura? Ancor di dubitarti da cagione, parer tornarsi l'anime alle stelle, secondo la sentenza di Platone. Queste son le questioni che nel tuo velle pontano ugualmente, e però pria tratterò quella che più ha di felle. Di Serafin, colui che più s'india, Moisè, Samuele, quel Giovanni che prender volio, dico non Maria, non hanno in altro cielo i loro scanni che questi spirti che motta appariro, ne hanno all'esser lor più o meno anni. Ma tutti fanno bello il primo giro e differentemente han dolce vita per sentir più e men l'eterno spiro. Qui si mostraro, non perché sortita sia questa spera lor, ma per far segno della celestial che a men salita. Così parlar conviense al vostro ingegno, però che solo da sensato apprende ciò che fa poscia d'intelletto degno. Per questo la scrittura condescende a vostra facultate e piedi e mano attribuisce a Dio e altro intende. E Santa Chiesa, con aspetto umano, Gabriele Michel vi rappresenta, e l'altro che Tobia rifece sano. Quel che Timeo dell'anime argomenta non è simile a ciò che qui si vede, però che come dice, par che senta. Dice che l'alma alla sua stella riede, credendo quella quindi esser decisa quando natura per forma la diede. E forse sua sentenza è d'altra guisa che la voce non suona, ed esser puote con intenzion da non esser derisa. Se l'intende tornare a queste ruote l'onor dell'influenza e il biasmo, forse in alcun vero suo arco percuote. Questo principio malinteso torse già tutto il mondo quasi, sicché Giove, Mercurio e Marte a nominar trascorse. L'altra dubitazione che ti commuove a men velen, però che sua malizia non ti poria menar da me altrove. Parere ingiusta la nostra giustizia negli occhi dei mortali è argomento di fede e non d'eretica nequizia. Ma perché puote vostro accorgimento ben penetrare a questa veritate, come disiri ti farò contento. Se violenza è quando quel che pate niente conferisce a quel che sforza, non for quest'alme per esse scusate, che volontà se non vuol non s'ammorza, ma fa come natura face in fuoco, se mille volte violenza il torza. Perché se la si piega assai o poco, segue la forza, e così queste fero, possendo rifugir nel santo loco.
Se fosse stato lor voler intero, come tenne Lorenzo in sulla grada e fece Muzio alla sua man severo, così l'avria ripinte per la strada ond'eran tratte come foro sciolte, ma così salda voglia è troppo rada. E per queste parole sei colte l'hai come dei e l'argomento casso che t'avria fatto noi ancor più volte. Ma ortis attraverso un altro passo dinanzi agli occhi, tal che per te stesso non usciresti, pria saresti lasso. Io t'ho per certo nella mente messo, calma beata non poria mentire, però che è sempre il primo vero appresso. E poi potesti da Piccardo udire che l'affezion del vel costanza tenne, sicché la parqui meco contraddire. Molte fiate già frate addivenne che per fuggir periglio, contra grato, si fe di quel che far non si convenne. Come Almeone che di ciò pregato dal padre suo la propria madre spense, per non perder pietà si fe spietato. A questo punto voglio che tu pense che la forza al voler si mischia e fanno sì che scusar non si possono l'offense. Voglia assoluta non consente al danno, ma consentevi intanto in quanto teme se si ritrae cadere in più affanno. Però quando Piccarda quello spreme, della voglia assoluta intende, e io dell'altra, sì che ver diciamo insieme. Cotal fu l'ondeggiar del santo rio, che uscì del fonte onde ogni verde riva, tal posi in pace uno e altro disio. O amanza del primo amante, o diva, diss'io appresso, il cui parlar minunde scalda sì che più e più m'avviva, non è l'affezion mia tanto profonda che basti a render voi grazia per grazia, ma quei che vede puote a ciò risponda. Io vegio ben che giammai non si sazia nostro intelletto se il ver non lo illustra di fuor dal qual nessuno vero si spazia. Posasi in esso come fer illustra tosto che giunto là e giugner puollo. Se non ciascun disio sarebbe frustra. Nasce per quello a guisa di rampollo, a piè del vero il dubbio, ed è natura che al sommo pinge noi di collo in collo. Questo mi invita, questo m'assicura, con reverenza donna, di mandarvi d'un'altra verità che m'è oscura. Io vo saper, se non posso disfarvi ai voti manchi, sì con altri beni che alla vostra statera non si imparvi. Beatrice mi guardò con gli occhi pieni di faville d'amor così divini, che vinta mia virtute dielle reni, e quasi mi perdei con gli occhi chini. Grazie dell'attenzione, ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci.